Siro, andiamo subito con le formazioni. A Pepa Bonici ci dà l'ok. Ecco qua, l'Inter con Zenga fra i pali naturalmente. Paganin col numero 2, Fontolana a sinistra col 3, centrocampo Jonk, Bergomi col 6, Battistini, Orlando col 7 sulla fascia destra, Malincone a centrocanti insieme a Berti, l'uomo più atteso forse questa sera, poi Bergkamp e Sosa, stringe i denti, non è al meglio ma ha chiesto di giocare. Vedete in panchina Ferri insieme a Nuzzo, Paganin, Dell'Anno e Marazzini. Andiamo a vedere rapidamente, qui vedete anche i tanti tifosi austriaci che sono presenti a San Siro, ce ne sono circa 5.000. Allora, Konrad, portiere pararigori, Leiner col 2, Weber, 39 anni, capitano col 3, Wickhofer, 4, Furstaller col 5, Aigner col 6, Bomber Jurcevic col 7, Hartner con l'8, brasiliano Marchigno col 9, Feierzinger 10, Hütter nazionale con l'11, sono tanti nazionali di Otto Baric che non può seguire questa partita dalla panchina perché è squalificato, panchina che comprende Muzek, Amerhauser, Garga, Steiner, il Sanker, in panchina c'è il vice Kolianin, l'arbitro James McCluskey, scozzese. Quasi tutto pronto, Inter da sinistra a destra dei vostri teleschermi in questo primo tempo. Bergkamp, uno degli uomini più attesi per questa finale, ne ha già giocate diverse di finali di Coppa, vittoriose con l'Ajax ma anche qualche delusione sempre con i Lancieri di Amsterdam. Questa sera vuole lasciare il segno Bergkamp, ad uno degli uomini più attesi. Tutto pronto, si parte dall'1-0 dell'andata, gol di Berti, via! Entusiasmo incontenibile qui a San Siro, tutti vogliono non soltanto la Coppa ma anche una prestazione convincente, gol e spettacolo. Subito a terra però Ruben Sosa, Weber, subito un tackle, la rimessa per gli austriaci, c'è molta curiosità anche dal punto di vista tattico, intanto Ruben Sosa si riprende subito, soprattutto per l'atteggiamento dell'Inter. Attenzione, Feierzinger, Barco per lui, prova subito, non va. Dicevo Salvatore, molta curiosità per capire l'atteggiamento dell'Inter, no? Tu prima parlavi comunque di un Inter che giocherà per fare spettacolo. Sì, sì, assolutamente, giocherà per vincerla questa partita e per soddisfare le esigenze di questo pubblico. Però dovrà stare molto attento perché questa squadra è una squadra che gioca sicuramente in contropiede, ma è un contropiede che è accompagnato soprattutto dai centrocampisti, non sono mai isolati i contropiedi. Intervento di Leiner, rincorre il pallone Winkhofer, non ce la fa a mantenerlo in campo. Sì, si vedono già le marcature, Furstaller è andato su Sosa e Leiner è andato su Bergkamp, Weber è andato libero e Aigner è andato sulla sinistra e Winkhofer è a destra. Attenzione a Bergkamp, non c'è fallo, si prosegue. Hartner, fischi del pubblico, ma non c'era stato fallo su Bergkamp. Attenzione a Jurcevic, intervento deciso di Bergomi, Marchigno, ancora lotta Jurcevic, suo il fallo, miracolosamente in campo Jurcevic, vittima sembrava almeno di uno stiramento venerdì nella partita di campionato con l'Austria di Memphis vinta per 6-0 dal Salisburgo, è andato a Fiume a curarsi dal fisioterapista di fiducia Vlado Vrčić che incredibilmente lo ha rimesso in piedi in 4 giorni. Sì, però abbiamo visto che ha fatto già 30 metri di scatto, perciò sicuramente non ha avuto paura di farsi male perché sono quelli i primi scatti che ti possono procurare degli stiramenti, delle contratture o degli strappi come era successo a lui, perciò sicuramente sta bene adesso. Hütter, buon avvio da tutte e due le parti, Sosa, buon ritmo, Bergkamp, attenzione Sosa, palla buona ancora per lui, cerca Bergkamp, aggredito, deve retrocedere, difende palla, applausi per lui. Bergomi, 2 minuti e 30 di gioco, 0-0 a San Siro, finale di ritorno per la Coppa UEFA. Orlando, c'è forse fallo su di lui, pubblicità per noi. Sosa, Bergkamp, tutto di prima, Berti, fermato da Weber. Ah, è stata bellissima questa triangolazione, bellissimo Sosa, Bergkamp, Berti che ha sbagliato solo di un attimo di pochi metri lo stop. Rivediamo adesso, bellissimo tutto di prima. Peccato è che lo stop sia stato un po' troppo lungo. Bergkamp scatenato, al centro non c'è nessuno, deve temporeggiare. Arriva Sosa, Winkhofer interviene, ma il pallone è uscito
rimessa laterale facendo l'arbitro scozzese. Bergkamp non sembra troppo convinto, 8 gol per lui, capocannoniere in comproprietà, diciamo così, con Schmidt del Karlsruhe. Fontolan, Sosa Fontolan, buona la finta, va via, intercetta Furstaller, Sosa, Manicone, riapre, l'anticipo però di Hutter, attenzione, Jurcevic, scatto di Hutter, Bergomi, anche Battistini. Buon intervento di Bergomi che questa sera eguaglia Shirea Zoff come italiano con maggior numero di presenze nelle coppe europee, a quota 89. Ma io spero che lo possa battere, perché sono stato 3 anni con lui in camera e veramente se lo merita come ragazzo, e soprattutto perché negli ultimi tempi qualche problemino l'ha avuto, e spero soprattutto che possa rinnovare il contratto con l'Inter. È la speranza di molti questa sera, ma se ne parlerà solo dopo il 90esimo. Intanto qualche colpo proibito, Jurcevic sembra su di giri, fa bene l'arbitro a intervenire subito. Ecco che rivediamo con il super motion di Poppy Bonnici questo intervento di Jurcevic in netto ritardo, mette giù Paganin, giusto l'intervento dell'arbitro, ma già c'è un fallo dalla parte opposta. È molto dura, assolutamente, perché il fallo di Jurcevic era molto in ritardo, è andato praticamente sulle gambe, sulla caviglia di Paganin. Fontolan, indeciso fino all'ultimo, Marini per la posizione di Fontolan, tutto dipendeva da Sosa che invece è in campo, attenzione, ruba un buon pallone, Sosa, sinistro, Conrad, prima palla gol clamorosa, Ruben Sosa al quinto minuto, tira troppo centralmente, peccato. Sì, su un errore della difesa ha avuto il tempo Sosa, però non ha guardato il portiere e direi che è anche scivolato sul piede d'appoggio, e per Conrad è stato abbastanza facile parare. Regalo degli austriaci, Sosa non ha saputo approfittarne al meglio, e Conrad, portiere comunque di grande livello, eroico, così lo definì la stampa austriaca contro l'Eintracht in occasione dei rigori. Sì, quella fu una partita, un assedio, non solo i rigori, ma parò praticamente tutto in quella partita. Inutile dire che è una partita importante anche per Ruben Sosa, che questa sera vuole riconquistare la fiducia di tutti, e in particolare del presidente Pellegrini, che invece in queste settimane ha pensato ad una sua possibile cessione. Bergkamp, lotta, resiste, numero, raddoppio di marcatura, Bergomi. E la loro forza è che aggrediscono moltissimo a centrocampo per rubare palla, perché hanno Hartner soprattutto, che a me piace moltissimo, in mezzo al campo con Firesinger, che è molto, sono molto pericolosi quando recuperano pallone. Fuori gioco, calcio di punizione, è pronto gran capitano Weber, come detto quasi 40 anni. Firesinger, l'uomo che Otto Baric ha pensato per prendere in consegna Berti, palla fuori, pubblicità per noi. La partita d'andata. Inter all'attacco, 7 minuti e 30 di gioco, sempre 0-0, una palla gol per Sosa al quinto. Fontolan, l'urlo di San Siro, triangolo ampio, Fontolan, calcio d'angolo, applausi degli oltre 80.000 presenti, record assoluto di incasso per le squadre di club a San Siro, 4 miliardi 600 milioni, lira più, lira meno. Tutto è pronto per il calcio d'angolo, in avanti anche Bergomi, naturalmente Berti, Fontolan, dalle indicazioni Sosa, mucchio in area, parte il cross, Pollento, Battistini, anticipo su Bergkamp, ancora Battistini, Berti, Bergomi, Bergkamp, Lainer, spazza via, Jurcevic, Paganin, evitato il fuorigioco, molto corto il Salisburgo, ma sono stati bravi anche gli attaccanti di Marini a evitare il fuorigioco. Sì, il pericolo che corre l'Inter è quello di farsi rigiocare nella metà campo del Casino Salisburgo, questo non lo devono fare, perché in questo momento nell'azione precedente ci sono stati praticamente 8 giocatori nella metà campo del Salisburgo, e questo che vogliono questa squadra, quello che vuole questa squadra. Si riaffaccia in avanti Firesinger, Berti alla caccia del pallone, lo riconquista Bergomi, attaccato subito da Aigner, dalla parte opposta però c'è Weber ben appostato, Bergkamp era molto arretrato. Non ha fretta il Salisburgo, ha
anche se è la squadra di Baric che in teoria dovrebbe alimentare il gioco. Orlando, Jurcevic, fermato molto bene da Manicone. Bergkamp, spazio per lui, parte, si allunga troppo il pallone però. Ancora Jurcevic e Bergomi. Un po' goffo l'intervento di Bergomi. Dall'altra parte Jurcevic è un po' il pericolo pubblico, 11 gol per lui in campionato, ma soprattutto uomo di grande movimento. Butter, Fontolan, Berti. Tutto in una notte per lui, Coppa, contratto e mondiali, attenzione, tutto regolare per l'arbitro, Zenga. Forse c'era stato un fallo, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Rivediamo tutto. Sì, vediamo. No, c'è stato forse un passaggio indietro ma involontario, perciò era praticamente tutto regolare, nessuno ha protestato. D'altronde questa squadra ha già dimostrato, Salisburgo, che è in grossa difficoltà quando deve attaccare, ha dimostrato nella partita d'andata. Perciò lascia proprio l'iniziativa all'Inter. Jonk anticipato all'ultimo, Orlando recupera, Bergkamp. Due su di lui, Jonk, destro. Bella la prontezza di Wim Jonk, gran tiratore. Conrad piazzatissimo, non ha avuto problemi. Rivediamo. E qui è stato bravo a fare velo Bergkamp e a lasciare lo spazio per il tiro di Jonk. Attenzione, Bergkamp lanciato da Orlando, velocissimo Bergkamp, Bergkamp resiste. Conrad, incredibile, il pallone sfiora il palo, un'accelerazione prodigiosa di Dennis the King Bergkamp, che ha dato metri a tutti gli avversari. All'ultimo, un po' strattonato, non è riuscito a toccare come avrebbe voluto. Rivediamo. Ma fantastica accelerazione, eccezionale, ha dato metri a tutti e poi sbilanciato da Weber, ha calciato male di sinistro e forse qui c'è stato un contatto di spalla, ma purtroppo però aveva fatto una cosa eccezionale nello scatto. Calcio d'angolo, mette fuori intanto Aigner, scappa Jurcevic. Intelligente a tenere palla, era completamente isolato. Hartner, mette in movimento Winkhofer, ancora Hartner. Quasi dodicesimo di gioco, sempre 0-0, un paio d'occasioni importanti per l'Inter. Attenzione ad Hartner. Jurcevic, sempre lui, in mezzo a tre avversari, resiste. Finisce col perdere il pallone Manicone. Orlando, varco per lui, palla fuori, pubblicità per noi. Bergkamp alla caccia del pallone, ha cominciato molto bene Bergkamp. Aigner, grande maratoneta della fascia sinistra. Adesso Jurcevic alla caccia del pallone. Battistini spazza via, evitata ancora il fuorigioco. Sosa, liner su di lui. Sosa ragiona, temporeggia, liner intercetta. Berti, intervento poi di Winkhofer, si fa trovare spesso libero Hütter, più decentrato rispetto al solito Hütter. Buon il raddoppio però, Bergomi. Eh sì, praticamente Hütter ha preso il posto di Stadler, però non è la sua posizione ideale. E qui c'è un'incertezza di Bergkamp, anticipato poi da Liner, era in buona posizione sulla sinistra, poi c'era Sosa, avrebbe potuto toccare per lui ma ha controllato male. Comunque in questi primi minuti l'Inter si è resa molto pericolosa, però abbiamo visto anche quanto è bravo poi a difendersi, a recuperare palloni anche al limite dell'area, lasciando solo Jurcevic davanti con Marchigno che è un po' isolato, direi un po' dietro a Jurcevic, però non è ancora entrato in partita. Aigner, quasi quattordicesimo a San Siro, finale di ritorno per la Coppa UEFA, sempre 0-0. Marchigno, Aigner, cerca Jurcevic, difende il pallone, tutto regolare, Orlando, Bergkamp, spazza via Furstaller. Sì, l'arbitro lascia molto correre, non so se sia un bene o un male, perché la partita è molto aggressiva, ci sono già stati degli scontri importanti, farebbe forse bene in qualche circostanza a fischiare di più.
Sono tre gli assenti forzati questa sera: Bianchi per l'Inter, Pfeifenberger e Stadler per il Salisburgo, squalificati. Orlando, Manicone, sbaglia, scatta Marchigno, ma il lancio è a metà strada tra lui e Jurcevic, Bergomi in vantaggio. Buono l'intervento di Aigner. Jurcevic, guastatore da tutte le parti, recupera un buon pallone. Hütter, Manicone, vantaggio su Hartner. Applausi del pubblico. Inter che comunque è entrata subito in partita, non sembra tradire troppo l'emozione in questa partita determinante per tutta la stagione. Sì, una partita aperta, sembra che il risultato magari dell'andata fosse stato 0-0, perché questa è una partita che si gioca su un fronte e sull'altro senza tatticismi particolari, e ne guadagna lo spettacolo. Marchigno, Feierzinger, chiede triangolo ma chiude Antonio Paganin cercando Bergkamp. Liner spazza via, pubblicità subito per noi. L'Inter quando siamo al 17° quasi del primo tempo, sempre 0-0. Rubens Sosa, Manicone, recuperato Hartner che è mobilissimo. Jurcevic completamente isolato, molto bravo Paganin per Orlando. Bergomi, buon il disimpegno. Ancora Antonio Paganin, testa alta, affida a Bergomi e poi a Battistini il compito dell'impostazione. Sì, ma è giusto che giochino e facciano girare la palla per farli uscire un po' dalla loro metà campo, ma d'altronde loro li aspettano. La partita è molto lunga, perciò non hanno neanche fretta. Controtempo Manicone, può partire Hütter. Marchigno, brasiliano di Porto Alegre, va giù per l'intervento falloso di Battistini, pubblicità per noi. Si è ripreso Marchigno, ha ripreso anche il gioco, ma mancato controllo, ha regalato la rimessa laterale all'Inter. Ecco che rivediamo qui con il super motion di Poppy Bonici, molto spettacolare intervento sicuramente falloso di Battistini. Sì, mi ero dimenticato di dire, oltre a Jurcic hanno Marchigno che è tecnicamente molto valido, però qualche volta pecca di continuità e soprattutto fa giocata a effetto ma forse fine a se stesso certe volte. La brasiliana. Alla brasiliana. Il brasiliano che ha giocato molto anche in Perù con successo, che ha segnato due reti nell'ultima partita, quella importante di campionato contro l'Austria di Memphis, che abbiamo rivisto ancora l'intervento su Rubens Sosa. E calcio di punizione per l'Inter, Conrad dà le indicazioni ai suoi, distanza che sembra proibitiva, però Rubens Sosa ha sistemato con estrema cura il pallone. Vedete Jonk e Sosa, tutto pronto, tre quarti campo praticamente. Sosa prova, non va. Rubens Sosa ha avuto problemi con tendine, li ha da tempo, problemi che hanno causato anche un dolore al ginocchio già da una settimana, ma stretti i denti, come detto, ha chiesto e ottenuto di giocare. D'altra parte non era facile rinunciare in partenza alla porta di Rubens Sosa. Ma soprattutto era difficile rinunciare a una serata del genere, era difficilissimo direi. Tanto a terra Berti. E su Berti praticamente lo chiudono, non c'è uno che sta fisso o praticamente lo prende quando nella sua metà campo, però c'è sempre due o tre a raddoppiarlo perché sanno quanto sia pericoloso, soprattutto negli sganciamenti, quando attacca soprattutto. Quasi 20°, sempre 0-0, partita adesso più equilibrata, c'è supremazia territoriale per l'Inter, ma meno occasioni rispetto all'inizio. Sosa, molto aggressivo Liner su di lui. Jonk, Sosa, buono il duetto, ma si allunga troppo il pallone, recupera Manicone. C'è Fontolano, brutto intervento di Winkhofer sotto gli occhi di McCluskey. Vediamo un po' cosa decide l'arbitro. Era in netto ritardo Winkhofer, rivediamo. Molto brutto direi l'intervento sulla caviglia. Winkhofer anche all'andata si era macchiato di qualche fallo cattivo, però è un giocatore molto statico, molto forte fisicamente, ma tecnicamente non è molto valido. Invece fino adesso è venuto a mancare Aigner, che aveva spinto moltissimo nella prima mezz'ora contro Bianchi.
forse secondo me per merito di Orlando che l'ha tenuto nella sua metà campo. Ancora a terra Fontolan, è uno degli uomini in scadenza di contratto, ma lui non dovrebbe avere assolutamente problemi di rinnovo, visto che è stato uno dei protagonisti di questa stagione a corrente alternata, diciamo così, dell'Inter. E per lui una serata molto importante, perché c'è ancora in ballo la convocazione per i mondiali, c'è chi dice che praticamente è protagonista di un ballottaggio insieme a Stroppa. Vedremo domani che succederà. Attenzione a Ruben Sosa, buon cross, Berti non ci arriva, attenzione, Jok, ribattuto, palla ancora in area, anticipato Berka, Jok, spazza via Weber alla fine, Djuricic alla caccia del pallone, Paganin, attenzione, deve uscire Zenga. Era stato disturbato nel suo rinvio di testa perché Djuricic non aveva guardato assolutamente la palla, ma era andato a disturbare l'intervento di testa di Antonio Paganin. Sembra preoccupato Marini dopo questa serata, tornerà nei ranghi, cioè nel settore giovanile. Palla fuori, pubblicità per noi. Mi cerca Bergkamp, trova Weber, libero classico. Qui manca il controllo Marchigno, allora Battistini può rilanciare in avanti i suoi. Bergkamp viene spinto nettamente da Furstaller, ha visto tutto l'arbitro. C'è più aggressività adesso nei confronti di Bergkamp, che all'inizio ha creato qualche problemino alla retroguardia di Otto Baric. E adesso c'è calcio di punizione. Sì. È molto ingenuo Furstaller in questa occasione, sì, perché Weber l'aveva sulla testa la palla. Siamo qualche metro più lontani dalla porta di Corradi rispetto a prima, prova comunque Sosa. Manicone, prova a rimettere in mezzo. Il lancio per Djuricic da parte di Hartner è direttamente sul fondo. Comunque si vede quanto sia difficile giocare contro una squadra. Questa squadra ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5. Perché è una squadra che praticamente aggredisce sempre il pallone lasciando libero, si vede in questi primi 20 minuti e passa, che è difficile proprio perché lascia libero sempre l'uomo più lontano e va sempre verso il pallone. È impossibile quasi liberarsi in quegli spazi stretti. Bergomi, il cross è arretrato sia per Berti che per Bergkamp. Si riparte da Winkhofer. C'è un buon barco. Una Fierzinger, Winkhofer, in mezzo Djuricic, Hartner cerca Djuricic che cerca a sua volta il rigore, un po' goffamente, in modo velleitario, c'è stato un contatto ma assolutamente innocente. Nikola Djuricic, croato come Baric. Sosa, alla caccia del pallone, Lainer, Fierzinger, cerca Marchigno, Paganin in vantaggio. Palla troppo lunga, la rimessa è dell'Inter quando siamo giunti al 24esimo. Antonio Paganin ed ecco Zenga. Comunque si nota da questi primi 24 minuti che ci credono e molto su questa su questa vittoria finale di Salisburgo, perché forse anche 6-0 che hanno inflitto. Attenzione aperta intanto. Mi sono fermato. No, il 6-0 che hanno inflitto nella partita di campionato gli ha dato una spinta importante per credere di più e essere più sollevati, avendo due obiettivi importanti da raggiungere. E ormai sono praticamente campioni d'Austria, manca una giornata soltanto, hanno gli stessi punti dell'Austria Memphis, ma una partita da recuperare. Fontolan alla caccia del pallone, Orlando, Hutter scivola via il pallone, lo controlla Wolfgang Fierzinger, salta bene Paganin, Sosa alla caccia del pallone, mette giù ma è subito attaccato da due uomini. Weber, ordinato il disimpegno del Salisburgo, si riaffaccia in avanti Fierzinger, molto prudente fino a questo momento Fierzinger, controllato bene Berti. Marchigno da lontano, Jonk su di lui,
intercetta Manicone per un attimo, sbaglia il controllo poi Hartner. Weber, il tocco per Jurcevic, Battistini è ben appostato, Aigner, disorienta Orlando che poi torna su di lui facilitando l'intervento di Jok. Liner esce con decisione, Manicone pesca bene Sosa e va giù, fallo di Franz Aigner. Rivediamo. Bravo, perché Sosa aspetta Aigner e poi gli tocca il pallone avanti e praticamente gli fa commettere fallo. Lancio in profondità per Orlando, non ce la fa. Buona idea di Sosa, pallone troppo lungo, pubblicità per noi. È quasi il 27esimo quando Otto Conrad sistema il pallone per il rinvio, sempre 0-0, partita in bilico, supremazia dell'Inter abbastanza sterile in questi ultimi minuti dopo un avvio perentorio. C'erano state almeno due grandi occasioni, anticipato Sosa. Sì, io ho avuto il dubbio che Liner colpisse questa palla con la mano, ma si vede che non ci vedo, perché non ha protestato Sosa che era un metro. Era un petto spalla un po'. Sì, non ci ho proprio visto. Un po' alto. Hutter, gran gol in nazionale nell'amichevole contro la Scozia 3 settimane fa per Hutter. E adesso ha guadagnato la rimessa laterale. L'ultimo tocco di Jonk che non è molto convinto. Wim Jonk, una stagione a corrente alternata anche per lui. Firesinger cerca spazio, non lo trova. Winkhofer, forse c'era fallo, infatti. Ha ignorato l'arbitro, norma del vantaggio, ha fermato subito il gioco. Qualche colpo duro c'è stato sin dall'inizio e l'arbitro ha lasciato correre abbastanza. E adesso calcio di punizione che sta per battere il brasiliano Marquinhos. Marco Antonio dos Santos, 28enne. Sì, praticamente i difensori sono andati a colpire di testa, Weber, Liner e anche Winhofer sono in area. Preferisce il tocco corto per Hartner, ancora Marchigno, cross basso, Jurcevic, Fontana mette fuori, Bergkamp, tocco delizioso, può scattare Sosa in contropiede, lancio per lui, tutti i pubblici in piedi, Sosa, cerca ancora Bergkamp, Conrad, incredibile, tutto perfetto tranne la conclusione. Peccato veramente, perché l'azione di contropiede era stata bellissima. Attenzione Sosa, nell'Inter in un attimo ha dimostrato qual è il suo potenziale in contropiede, senza Salisburgo si sbilancia un po', sono guai, però il risultato è sempre sullo 0-0. Attenzione Berti, varco per lui, Sosa, Berti, gran duetto, forse una spinta, Firesinger, può uscire, Jonk, entra nel vivo il match, si infiamma il pubblico, 29esimo, sempre 0-0 però. Conrad, già due interventi decisivi. Orlando, Sosa, l'aveva promesso un assist gol per Bergkamp, ci è andato vicino. Era stato bravo Bergkamp a dare il primo pallone a Sosa per non farla andare in fuorigioco, era stato tutto molto bello lo scambio tra i due. La caccia del pallone, Manicone, rompe gli indugi l'Inter. La prima occasione naturalmente rivedremo, l'occasione di Bergkamp di poco fa. Adesso non ci sono più pause, Jurcevic, Firesinger, Hutter, Hartner resiste, aumenta il ritmo, abbiamo superato la mezz'ora, buono Marchigno, attenzione, zona tiro, cerca il tocco, Manicone ferma tutto, riparte l'Inter. Non più c'è allungate le squadre adesso. Scusa Santo, non c'è un attimo di tregua, è veramente una bellissima partita. Pallone è uscito, vediamo se è possibile rivedere l'occasione di poco fa con Sosa e Bergkamp. Eccola qua, Sosa, che sicuramente non voleva puntare perché aveva già visto Bergkamp dalla parte opposta. Bergkamp qui tenta di piazzarla di piatto, forse Conrad ha chiuso molto bene e non gli ha lasciato lo spazio per il tiro. Ci voleva un pallonetto.
anche se in corsa così non era facile. Beh, lui è Bergkamp, sì, però era molto difficile perché poi il portiere è stato bravo a chiudergli tutto lo specchio perché aveva già previsto forse il passaggio di Sosa a Bergkamp. Sono almeno 3 le occasioni gol per l'Inter, ma sempre 0-0 a terra Winkhofer, ne approfittiamo, 7 secondi di pubblicità. Sale l'entusiasmo del pubblico che, come aveva previsto Salvatore Bagni, non si accontenta certo dello 0-0 che comunque darebbe la Coppa all'Inter, vuole qualcosa di più, lo sanno, lo sentono anche i giocatori, e la partita è molto vivace, molto viva, anche perché prima o poi il Salisburgo dovrà rompere gli indugi e dovrà cercare di fare qualcosina di più, e l'Inter ha dimostrato di possedere un contropiede fulminante. Sosa, attenzione, grande controllo, c'è Berti, anticipo secco di Firesinger. È atteso troppo Sosa, un attimo di troppo, gli ha dato l'opportunità a Firesinger di recuperare. Manicone, molti più spazi adesso da una parte e dall'altra a Bergkamp. Va a pescare Berti, sbaglia il controllo Berti. Qualche errore di controllo. Una partita, dicevo, importantissima, un momento importantissimo per Berti nel giro di 24 ore, questa finale, la discussione tanto attesa per il rinnovo del contratto di cui tanto si è parlato e la possibile convocazione per i mondiali. Sì, comunque una palla stupenda, è molto ispirato stasera Berca perché gli aveva dato una palla in mezzo a due uomini, in mezzo all'area, bellissimo. Sosa, Hutter, più centrale adesso, Aigner, Bergomi, un po' di ping pong, Manicone, Berti scivola, si arrabbia Berti, la sua grinta. Marchigno, buon tocco di Marchigno. Hutter, attenzione, un buon tiratore con il destro. Hutter prova Zenga, ha dimostrato Hutter di essere un bel bombardiere da fuori. Zenga si è fatto male. Hutter si era liberato benissimo, e poi ha cercato, si è visto che è un tiratore perché ha cercato il tiro. Chi bravo col sinistro a eludere Manicone e poi non guardando, ma quando un giocatore sa dove la porta la centra benissimo, grande parata. Ah, e Zenga ha toccato il palo, ecco. Sì. Ecco spiegato il motivo dell'interruzione, vediamo da questo replay, è andato proprio con la testa contro il palo. Gioco è fermo, pubblicità per noi. Speriamo che Zenga sia in grado di recuperare, anche perché in panchina non c'è neanche Abate, infortunato, c'è il giovane Nuzzo, che vedete va proprio contro il palo. L'impatto è abbastanza violento, non violentissimo direi, e vedete Zenga non si tira indietro, è già pronto. Sarà naturalmente calcio d'angolo, Mucchi in area, cross, teso, palla in mezzo, Bergomi, due volte. Hutter, 34esimo, 20 secondi al mio cronometro, sempre 0-0. Grandi emozioni per le occasioni clamorose dell'Inter, ma anche adesso per tiro bomba di Hutter. D'altronde il Salisburgo, non contando su grandissimi giocatori, deve giocare la giocata magari come il tiro da lontano o forse qualche invenzione di Marchigno, se no è tutta la squadra che gioca. Ed è molto difficile, ho visto che Otto Baric è stato molto bravo, è stato molto bravo a portare questa squadra in finale di Coppa UEFA. Squadra che ha eliminato team blasonati come Eintracht di Francoforte, Karlsruhe, Sporting Lisbona. Attenzione, ancora Hutter. Molto largo, Aigner, che è rimasto fino a questo momento molto prudente all'indietro. Marchigno, Weber, si muove Jurcevic, scatta Hutter, il lancio è per lui. Bergomi, attenzione Hutter, cambia tutto, molto arretrato, può partire Berti, varco per lui, scatta Sosa, eccolo, anticipo netto però di Lainer, evitato il fuorigioco, buona l'apertura per Hutter da parte di Marchigno, punta Bergomi, Hutter, Aigner, destro, non va, pubblicità per noi. Aigner non ha colpito troppo bene, ma sta salendo il Salisburgo, Salvatore, è soltanto una sensazione. Ma direi di sì, ma sai cos'è Sandro? È che tutte le palle vaganti ci sono sempre, sono molto attenti sulle palle vaganti, perciò magari un passaggio sbagliato lo riescono a intercettare.
Hutter in quella posizione è molto pericoloso, perché giocando praticamente inserendosi sulla fascia sinistra può rientrare e esplodere il suo tiro di destra, mentre Aigner non ha tirato col suo piede preferito e si è visto la svirgolata. Cristini da Sosa, riesce a toccare Sosa, un contatto con Furstaller, sospetto il pubblico si arrabbia un po', ma mi pare di poter dire che insomma tutto si è svolto regolarmente per quello che abitualmente succede a centro area. Rivediamo un po'. Ordinaria amministrazione. Sì, erano troppo vicini. Tanto segnalato fallo di Orlando su Aigner. 37esimo, 8 minuti al termine di questo primo tempo, sempre 0-0, ma non sono mancate le emozioni alla partita. È sempre in bilico. Per il momento accompagna Andrea dall'Inter, virtù dell'1-0 dell'andata, gol di Berti, vi ricordo. Qualche rimpianto per quella partita, che forse l'Inter poteva vincere anche con due gol di scarto. Certo, ha avuto opportunità per poter chiudere, soprattutto l'incrocio dei pali di Sosa, è bellissimo. Certo, però nelle dichiarazioni magari della vigilia Otto Baric nella partita d'andata si sarebbe accontentato dello 0-0. Sì. Attenzione, Hutter, ancora lui, palla sul sinistro però. Orlando esce bene, anticipo su Aigner e riparte. Bergkamp in buona difficoltà, guadagna un ottimo pallone Bergkamp. Orlando, aggredito, pressing asfissiante adesso sulla tre quarti, poi fallo su Aigner da cartellino giallo. Vediamo un po', l'arbitro ha lasciato correre molto, ma adesso ammonisce Orlando. E direi anche giustamente, perché è anche fatto bene Orlando, d'altronde questa è una partita finale, stava involandosi. Ecco Aigner che si sta involando verso la porta, Orlando è in ritardo, il fallo da dietro è netto, la palla non poteva arrivarci sulla palla. Sembra più deciso adesso Aigner, si fa vedere con maggior frequenza, non era al meglio della condizione, ma sembra comunque in ottima condizione, cioè nel senso che evidentemente all'inizio era stata una scelta di Baric di tenerlo un po' più arretrato. Adesso il Salisburgo comincia ad aumentare il numero dei giri. Marchigno, spalla e cross, ben coperto da Orlando. Marchigno ha colpito male il pallone. Non dimentichiamoci che Aigner su quella fascia nella partita d'andata causò l'espulsione di Bianchi, perciò è un uomo pericoloso, anche se stasera si è visto poco. Fuori gioco di Rubén Sosa. Salisburgo che sta dimostrando, soprattutto questa sera, il primo valore, ma attenzione Sosa, ruba un buon pallone, sinistro, non va, non ha colpito bene Sosa, colpito troppo con l'interno, ancora un regalo per lui, è il secondo questa sera, ma non ha saputo approfittarne, la posizione non era delle più felici per tentare il tiro, ma certo l'impatto col pallone non è stato tra i più felici. Salvatore. Sì, aveva rubato una palla a Weber che aveva sbagliato, si è allargato secondo me troppo. E forse lì doveva, più che l'angolo lungo, doveva cercarsi la potenza alzando il pallone, perché Corraz era già seduto. Lui ha questo tiro, poteva anche centrare la porta. Peccato, veramente. Quattro palle gol per l'Inter, che rivedremo nell'intervallo naturalmente, ma sempre 0-0 il punteggio. 40esimo, 5 al termine, Hutter. Buon rilancio, Windhofer, attenzione, destro, sbaglia, diventa quasi un passaggio per Jurcevic. In ritardo, palla fuori, pubblicità per me. Vucevic evidentemente ha spinto, ecco qua. Sai cos'è? Secondo me Jurcevic si è buttato e voleva il punto di rigore. E anche prima si era buttato su un altro intervento praticamente nullo. Qui non c'era praticamente niente, è stato bravo lo zio Bergomi a tenerlo lontano dalla porta. Jurcevic, attaccante smaliziato, di esperienza. Si tenta il tutto per tutto naturalmente in una serata come questa. 41esimo, il lancio per Sosa. Orlando, buon ritocco, Jonk, deludente fino a questo momento, Wim Jonk. Aigner, si muove Jurcevic, va giù, norma del vantaggio, ancora lui, cambia tutto, Fontolan.
caccia del pallone Hartner. Kutter. Hofer. Scatta Marchigno, vantaggio Paganini. Fontolan, molto duro, resiste ma regala palla a Hartner. Poi recupera. Molto bravo Fontolan, applausi per lui, meritatissimi, ma il lancio di Manicone è un passaggio per Correa. E comunque facendo questi lanci si rischia molto meno, è giusto, magari qualche volta si sbaglia perché c'è la lontananza, ci sono 50 metri da calciare, però almeno rimani in posizione e non dai la possibilità al Casino Salisburgo di giocare come vogliono, come meglio vogliono. 42esimo, sempre 0-0 a Milano, Leiner. Qui rischiano sempre qualcosa. Conrad si permette anche il lusso di una finta nei confronti di Sosa. Sì, non l'hanno capito ancora molto bene perché hanno già fatto due errori gravissimi, lasciando due volte praticamente davanti alla porta un avversario e continuano a giocare l'area dietro, soprattutto Weber, che ha sbagliato due volte. Si riparte da Peter Hartmann. C'è Leiner, eccolo, palla troppo lunga per lui, pubblicità per noi. Anche su palle perse Jurcevic era dietro di 30 metri su quel lato, è andato lo stesso e praticamente gli ha dato fastidio dando l'opportunità poi a Marchigno di recuperare il pallone. Sono aggressivi anche se sono solo due davanti. Bergomi. Salisburgo dimostra questa sera di valere questa finale. Un atteggiamento tattico molto oculato, certo ha rischiato qualcosa per un paio di errori banali. La partita è ancora aperta grazie a Conrad. Intanto un duello tutto di forza tra Fontolan e Feuersinger, e anche qualche parola di troppo adesso. Grande nervosismo in campo, per fortuna McCluskey sul posto al momento giusto. Attenzione, richiama Weber, c'è doppia munizione credo per Fontolan e Feuersinger. Sì, però attenzione a non dargli il vantaggio, perché magari giocano anche sul fatto di poter innervosire l'avversario. E all'andata hanno giocato in 10, anche magari non essendo pericolosi per praticamente tutto il secondo tempo, però non bisogna dargli dei vantaggi particolari in questa partita che già è difficile per sé. Il tempo regolamentare al cronometro scade in questo istante, Fontolan ammonito insieme credo a Feuersinger. Bella questa inquadratura che sottolinea tutta la grinta di Fontolan. C'è ancora il fallo, stavolta di Leitner. Manicone. Partita ruvida, non potrebbe essere altrimenti perché la posta in palio è altissima. Rivediamo. Il fallo da terra di Leitner. Eccolo qua Feuersinger, l'altro ammonito. Proprio lui interviene, Winkhofer prova a ripartire, filtra il pallone, Marchigno. Quasi un minuto di recupero. Può controllare Zenga senza troppi problemi. L'Inter, poi lancio improvviso per Sosa, ha accettato il tocco per Berti ma ha colpito male. Un Inter che ha avuto comunque almeno 4 palle gol clamorose, soprattutto in virtù di un avvio di gara molto aggressivo, prepotente. Poi il gol non è arrivato, è cresciuto un po' il Salisburgo e l'Inter adesso sembra voler attendere un po' di più per evitare di correre rischi inutili. Direi proprio di sì, ha avuto delle occasioni, soprattutto quella in contropiede bellissima tra Sosa e Berca, e poteva mettere un'ipoteca su questa finale, e invece forse si andasse sul risultato di 0-0 all'intervallo con tutte le possibilità, come aveva detto Marina, ancora ci sono forse 60 possibilità per cento per l'Inter e 40 per il Casino Salisburgo. Intanto finisce il primo tempo, 0-0 il punteggio, tante emozioni, tanti episodi, diverse palle gol per l'Inter e anche questo episodio che Pepi Bonnici ci ripropone, vedete Feuersinger, Fontolan,
Firesinger si rialza, Fontolana interviene sul pallone ma con grande decisione, allora Firesinger bozza una reazione, vediamo un po' cosa succede esattamente tra i due. È molto bella questa ripresa, anche se Winkhofer ci copre un po', ma si capisce bene quello che è accaduto. Comunque, per fortuna McCluskey era vicino, nulla di grave, cartellino giallo per tutte e due. E adesso un po' di pubblicità, poi torniamo per rivedere le fasi salienti di questo primo tempo. 0-0 per il momento, tra poco. E il qui Orlando in pressing, Bergkamp difende bene il pallone, Jong che tiro non irresistibile. Ma è scivolata anche in questa occasione, anche Jong. Qui Bergkamp forse è stato un po' spinto. Beh, ma Weber non ha 39 anni per niente, perché gli ha dato una spintina senza che fosse rigore, però l'ha sbilanciato. Secondo me era regolare, l'ha trattenuto un po', ma poi l'ha sbilanciato al momento giusto, non era calcio di rigore. Proprio al limite. Sì, al forse limite. Ma no, non era, magari poteva essere anche fischiato, però non era netto, è stato bravo essendo dietro a ritirare tranquillamente. Qui il grande contropiede orchestrato da Bergkamp, rifinito da Ruben Sosa. E qui tutti pensano al gol, tranne Conrad che si oppone alla grande. E qui i meriti vanno solo a Conrad, perché l'azione è stata molto bella, che è iniziata nella metà campo dell'Inter. Sosa, altruista al massimo, passa la palla a Bergkamp che tenta di piazzarla, ma Conrad era già non dietro. Qui un brivido per i tifosi dell'Inter, Hutter e Zenga che poi finisce contro il palo, si salva in calcio d'angolo. Non era una parata molto facile. Qui altro regalo di Weber, ma Sosa non ne approfitta. Doveva puntare secondo me più con la sua velocità più verso la porta e forse cercare più il centro della porta che l'angolo lungo. Bene, il contributo che abbiamo visto era stato preparato da Massimo Rognoni, adesso possiamo ridare la linea alla regia. Vediamo anche il sindaco Formentini presente in tribuna, ma ci sono tantissime personalità, Ottavio Bianchi naturalmente, non poteva mancare lui. 0-0 per il momento, pubblicità e poi torniamo per vivere un secondo tempo che si preannuncia pieno di emozioni. A tra poco. Subito l'Inter in attacco. La Coppa UEFA si può conquistare anche con lo 0-0, avendo l'Inter vinto all'andata, ma come dicevamo in avvio l'Inter vuole di più, vuole la vittoria, vuole divertire il pubblico. Certo, non è mancato il coraggio nel primo tempo, è mancata la precisione sotto misura. Buoni cross, Orlando dalla parte opposta, contro cross, Berti prolunga, Winkhofer, Fontolan alla caccia del pallone, Jurcevic. Sì, il povero Jurcevic deve giocare su questi palloni rilanciati, non viene mai lanciato in profondità preciso, perciò deve andare alla caccia di questi palloni che ti arrivano così lanciati da una difesa che butta via molte volte il pallone. Col passare dei minuti naturalmente Salisburgo dovrà tentare qualcosa di più, basta l'1-0 agli uomini di Otto Baric per andare poi ai supplementari. Sì, anche perché questi vogliono tenerla viva fino al 180esimo, perciò sarebbe anche già un grande risultato per loro. All'Inter con Berti, attacca ancora, manca il controllo. È ancora un'occasione potenziale per l'Inter, pubblicità per noi. Vediamo. Era stato anche abbastanza preciso, peccato veramente. Nicola questa sera negli stop purtroppo è già il secondo o il terzo che non gli va bene. Ma un giocatore come lui si deve perdonare tutto. Attenzione a Sosa, resiste Sosa, tiro! Oh. È incredibile, ancora un'occasione clamorosa, era stato bravissimo a difendere palla Sosa, ma poi non ha trovato la coordinazione. Peccato veramente, no, una palla c'era andato, aveva fatto la cosa più importante. Si rivede da qui da Berti che forse non gliela voleva dare, però è stato bravo a crederci, a rimanere in piedi, poi dopo che ha fatto la cosa più importante ha voluto concludere malamente di sinistro, bastava alzarla quella palla. Cambiato piede all'ultimo, sì, per aspettare il pallone. Purtroppo sì, hai ragione, ha lasciato passare il pallone per cacciarlo di sinistro. Lì basta poco, anche se non è il suo piede preferito, basta poco per far gol. Bisogna provarci in quell'occasione. Peccato, sempre 0-0, Bergkamp, insiste l'Inter, cerca il colpo del KO. Chiaro che un gol per l'Inter adesso potrebbe, non dico chiudere definitivamente il discorso, ma insomma incanalarlo nel verso giusto. Sosa, gran numero, cross troppo profondo, ci sono comunque gli applausi per lui nonostante gli errori. Sosa sta giocando una partita di grande generosità.
Beh, anche per lui è importante, diciamo che anche lui cerca la riconferma, anche se uno che ha segnato più di 30 gol in due campionati, ma è così il calcio. È un peccato perché questo discorso poteva già essere chiuso. Ha avuto 5 palle gol nitidissime per poter chiuderlo. Destino che sia una stagione di sofferenza fino all'ultimo per i tifosi qui presenti e per quelli in collegamento con Italia 1, ai quali ricordo che a fine partita ci sarà uno speciale, praticamente continueremo noi qui da San Siro con interventi, poi interviste a caldo di Marco Francesco, Antonio Bartolomucci, Moviola con Maurizio Pistocchi, insomma grande speciale per questa finale attesissima di Coppa UEFA. Attenzione, lancio per Udensosa, Corrad è pronto all'uscita, eccolo di testa, Bergkamp, manca il controllo, avrebbe potuto tentare un pallonetto. Sosa, Weber su di lui, nulla di fatto. E secondo me era stata anche forse la sua intenzione, ma sbagliando forse lo stop non ha avuto più il tempo per fare il pallonetto a Corrad, però forse era la sua intenzione. Firesinger intercetta bene Fontolari, cerca Bergkamp, colto un po' in controtempo, Firesinger in vantaggio, si complica la vita. Poi Conrad, Jurcevic sbaglia completamente, Battistini ancora verso Sosa, cerca Bergkamp. Sì, praticamente stasera non si sono usate le fasce, perché Winhofer da una parte a destra per il Salisburgo e Fontolari si sono annullati, la stessa cosa con Orlando e Aitner, praticamente si è giocato sempre in mezzo al campo. Non ci sono stati sbocchi, anche perché è molto difficile uno contro uno andare via, perché non ci sono spazi, ti raddoppiano sempre. Winkhofer, Firesinger, intercetta bene Jonk, ma poi Berti lo disturba a destro, velleitario Mazzenga, deve intervenire perché il pallone toccando terra diventa pericolosissimo. Molto bravo Zenga, sì, si è complicato strada facendo, rivediamo. Qui Firesinger ci ha creduto, ha tirato, aveva un uomo davanti secondo me Walter, l'ha vista la palla all'ultimo momento ed è stato bravissimo, perché poi come hai detto bene tu ha toccato per terra prima. Attenzione a Jurcevic, sbaglia il controllo, terreno molto insidioso, buon numero di Winkhofer, attenzione a Marchigno, da fuori, tiro, Zenga, brivido per la bomba di Hartner, e Zenga qui compiuto un intervento a mio avviso straordinario, perché il tiro di Hartner è stato repentino. Rivediamo. Qui ha fatto un numero Winhofer perché non era il suo, poi Marchigno bravissimo a tenere palla, Hartner di prima. Qui Walter si è riconfermato per 10 anni se fossi io all'Inter, perché è stata una parata eccezionale. Attenzione, Salisburgo gioca il tutto per tutto, settimo minuto, sempre 0-0, palla in mezzo. Si infiammano i 5.000 tifosi del Salisburgo presenti qui a San Siro. La palla è ancora buona per Marchigno, attenzione, sbaglia, Weber non ce la fa, pubblicità per noi. Salisburgo, ma da fuori area veramente sono molto precisi, perché ha tirato tre volte hanno trovato la porta. C'è fallo su Bergomi, il solito Junce dice che va a dar fastidio a tutte le parti, intanto c'è movimento nei pressi della panchina del Salisburgo, ci sono Amerhauser, potrebbe entrare lui, Garger, Steiner, Luzek. Controlliamo il tempo, 8 minuti 30 secondi, sempre 0-0, partita in bilico, però il Salisburgo sta dimostrando tutto il proprio valore, un valore che forse non era riuscito a dimostrare completamente nella partita d'andata. No, secondo me l'errore di chi ha incontrato il Salisburgo, soprattutto nei turni precedenti, perché l'Inter ormai è arrivata in finale, lo sapeva, era stato quello di sottovalutare questa squadra, mentre che cammin facendo ed è diventata sempre più pericolosa. Attenzione Firesinger, stop a seguire, si allarga un po' Fontolari, può chiudere. Ora duello tra i due, Fontolari di forza. Per lui, ancora brividi, molto pericoloso Firesinger,
è stato ammonito nel primo tempo insieme a Fontolan con uno scambio di cortesia. Adesso attenzione, Hartner, pericolosissimo poco fa da fuori. Buon cross, colpo di testa, Zenga. Ha ragione Battistini ad arrabbiarsi, perché è saltato e dietro non c'era nessuno. È stato Lainer. Lainer aveva colpito libero. Battistini mi sembra che fosse andato su Weber e Lainer ha colpito indisturbato. Queste disattenzioni in area non si possono commettere assolutamente. Attenzione al Salisburgo, l'Inter sembra un po' imbambolata adesso. C'è fallo su Marchigno, pubblicità per noi. Lo riprende subito, non ci sono pause. Si fa sentire il pubblico dell'Inter. È un momento difficile. Cosa sta succedendo secondo te, Salvatore? Ma sai, sembra un paradosso, ma più si avvicina alla fine e forse dà più coraggio al Salisburgo, perché non ha più niente da perdere, mentre l'Inter deve difendere quell'1-0 importantissimo. E come abbiamo detto prima, forse proprio per quello, rischiando meno, l'Inter, giocando nella propria metà campo, sta rischiando di più. Sì, forse anche perché loro da fuori sono molto bravi, in area ci sono andati poche volte, però da fuori area sono molto pericolosi. Attenzione Hutter, Lainer in attacco anche lui. Battistini, Gionchi, bisogna uscire. Sosa è rimasto solo davanti. Sbaglia l'intervento però sul staller. Gionchi, Weber con la sua esperienza stavolta se la cava bene. Era una buona opportunità potenziale per l'Inter. Riparte il Salisburgo, si ferma Hartner. Marchigno ha conquistato un buon pallone. Attenzione, zona tiro, prova. Subito l'Inter, incredibile, riaffiorano i fantasmi delle sfide con il Borussia Dortmund qui a San Siro. Salisburgo scatenato, Buchhofer, pericolo ancora. Jonk, Bergkamp, deve approfittare l'Inter di questo sbilanciamento del Salisburgo per colpire il contropiede. Deve scuotersi la squadra di Marini, ma non ce la fa. Attenzione, Feierzinger. Jucevic, Feierzinger, parte cross, Zenga. E fa bene secondo me Battistini a urlare, perché veramente è il momento. E qui c'è il... Rivediamo il doppio palo che ha dell'incredibile, veramente. Beh, bravo Marchigno, soprattutto in questo contrasto, andando col corpo, si è tenuto la palla, ha guardato il palo lungo, ha colpito stupendamente. Diciamo la verità, Walter l'ha deviata quella palla ed è stata ancora una volta determinante. Per me Walter l'ha deviata nettamente, però deve muovere da lì l'Inter. Bergkamp cerca Sosa, lo trova, ma l'Inter tutta rintanata all'indietro, allora Sosa deve temporeggiare. C'è paura adesso, 13° del secondo tempo, la partita prende una piega imprevedibile. Jonk deve scuotersi la squadra di Marini, la coppa è ancora nelle mani dell'Inter. Jurcevic, in mezzo non c'è nessuno, non se ne accorge Jurcevic, regala palla all'Inter. Eh no, dovrebbero essere secondo me i centrocampisti dell'Inter a tenere, a smorzare il ritmo del casino Salisburgo, ecco, anche così magari, tenendo palla. Perché adesso è un momento negativo e bisogna rallentare il ritmo di questi austriaci, che veramente è stato forsennato in questi primi minuti. Bergomi, l'esperienza di lo zio. Battistini, bisogna interrompere il ritmo, rifiatare e poi lanci in avanti, intercettato. Bergkamp, palla buona per lui. L'ultimo tocco di Feierzinger, la rimessa dovrebbe essere dell'Inter. Bergkamp, molto tirato, si fa vedere Marini anche davanti alla propria panchina. E si fa sentire anche il pubblico, è giusto, ha bisogno dell'incitamento del pubblico in questo momento particolare. E c'è questo incitamento da parte del pubblico interista. Sosa, c'è bisogno del colpo risolutore di qualche uomo di classe, palla fuori, pubblicità per noi. Poi l'ultimo tocco è proprio il suo, è sempre 0-0, controlliamo il tempo, quasi 15° di gioco della ripresa, c'è ancora più di mezz'ora per questa finale
sempre in bilico, ma poco fa l'Inter ha visto veramente le streghe con il doppio palo di Marchigno. Il Salisburgo riparte. Berti, bello il tackle, falco per lui, aggredito, c'è fallo, pubblicità subito per noi. L'intervento di Berti anche per dar fiato, un Inter che sembra anche un po' in difficoltà da questo punto di vista. Sì, secondo me Berti, dopo aver recuperato la palla, l'ha cercato il fallo giustamente, perché aveva rincorso praticamente Marchigno portandogli via palla. Sose pronto, in avanti Bergkamp, Berti, Fontolan. Verso Fontolan, Fajersinger mette fuori. Maricone, strattonato Fontolan, vola giù, la punizione per lui, la pubblicità per noi. Visto anche Malik Marini che va ad incitare i suoi, parti cross di Sosa, la torre, Bergkamp, destro, Conrad, sfugge il pallone, poi lo recupera. Bella la torre di Berti era stata, e anche secondo me stilisticamente Bergkamp aveva colpito discretamente, anche se poi era andata nelle, ecco, si rivede qua, Berti che colpisce per Bergkamp, che stilisticamente colpisce benissimo. Conrad un po' indeciso, dir la verità, è anche fortunato perché la palla colpisce il palo. È un buon segnale comunque di reazione da parte dell'Inter, che riesce adesso a tenere a distanza il Salisburgo dopo quei 5 minuti veramente terribili. Battistini, 17esimo, sempre 0-0. Berti alla caccia del pallone, è in vantaggio Weber, che preferisce la rimessa laterale. Quasi un momento di pausa anche per gli austriaci, in attesa magari di un nuovo forcing tra poco. Sì, si è vista anche prima nell'azione susseguente al palo di Marchigno, praticamente l'azione di Jurcevic non era stata seguita da nessuno. Attenzione Sosa, c'è Jonk, tocca per lui, Jonk, resiste Jonk. Bravissimo Jong, bravo soprattutto a non aver avuto fretta di calciare la palla sul primo intervento, e poi eccezionale perché ha dimostrato di essere un giocatore freddissimo, facendo sedere praticamente Berti per Sosa, una bellissima azione, ma qui è la cosa che fa bravo, è stato bravo, facendo sedere praticamente Lainer, e poi bellissimo perché freddezza da parte, pallonetto su Conrad. Da uomo di classe, fino adesso Jong non si era visto, ma è stato determinante perché tante volte Sosa si era presentato davanti alla porta e non aveva avuto la freddezza di Jong. Avevo invocato un colpo di classe da parte di uno dei protagonisti e ci ha accontentato tutti, Wim Jong, con questo esterno delizioso sul quale davvero Conrad non può nulla. Adesso 1-0 per l'Inter. Intanto rivediamo ancora il gol fantastico di Wim Jong che scatena l'entusiasmo. Replica subito Salisburgo, Fajersinger. Resiste Fontolan, Zenga con i piedi. Si è fatto bene a rinviare nel... Si rivede qui il gol, ma che bravo, doppiamente bravo. Prima a far sedere Lainer e poi a far sedere anche Conrad. Adesso 19esimo, l'Inter è in vantaggio per 1-0. Salisburgo a questo punto ha bisogno di due reti. Eccolo Jonk, tutto è pronto per il calcio d'angolo di Marchigno. Nessuno interviene. Attenzione Hartner, controcross, colpo di testa. Weber, volo d'angelo, alto di poco. Grandissime emozioni però in questo secondo tempo. Adesso qui c'è la Battistini a terra, ma bravissimo ancora una volta sul calcio d'angolo è stato bravissimo Hartner, che ha fatto finta di calciare e ha messo una palla sul secondo palo per la testa di Weber, poi che ha concluso. Gioco è fermo, rivediamo ancora, c'era stato un contatto tra Bergomi, Weber, poi anche Manicone, forse Berti. E poi sul cross si è lanciato a volo d'angelo
Weber, era Battistini che era rimasto a terra ma si riprende senza problemi. Dicevo, Weber a volo d'angelo ha sfiorato la traversa e questo conferma il grande carattere degli uomini di Baric, che non si arrendono, reagiscono subito e probabilmente adesso entrerà in campo Merauser. Ma attenzione, rinvio di Weber, rilancio in avanti, Battistini in vantaggio su Jurcevic, Orlando, Aigner forse l'ha trattenuto, Bergomi comunque pronto, buon anticipo. Sì, però qui c'era un fallo su, su Orlando, l'ha trattenuto nettamente, ma abbiamo detto già prima che non fischia molto poco. Il primo tempo mi sembra come 13 falli in tutto da quello che avevamo visto, molto poco per gli scontri che ci sono stati. Battistini, inutile rischiare in questi casi, Orlando, via a cercare Sosa, Weber, Bergomi, Jurcevic, Manicone, controlla bene il pallone, ma la rimessa dovrebbe essere dell'Inter, infatti. 21esimo, e adesso sta per cambiare qualcosa nel Salisburgo, avete già intravisto col 13 Hammerhauser. Sì, dovrà uscire Winkhofer. Sì, abbiamo visto, sì, dovrebbe uscire Winkhofer. Pronto Zenga, ma ecco che, ecco, vedete, Fontolane a terra. Viene fermato subito il gioco, palla fuori, pubblicità per noi. Ecco qua Fontolan, chiediamo aiuto alla regia che forse ha colto qualcosa che noi non abbiamo visto, perché Fontolan improvvisamente si è lasciato a terra. Intanto entra in campo Hammerhauser ed esce Winkhofer. Sì, probabilmente si è infortunato da solo Fontolan. Sì, perché non ci sono state rimostranze da parte dei giocatori dell'Inter, anche se Winkhofer era molto vicino a Fontolan. Sì. Comunque, gioca ancora fermo, ne approfittiamo ancora per 7 secondi di pubblicità. Dato, chissà. Deve uscire Fontolano. Al suo posto è entrato Ferri. Non è al meglio anche Ferri, affaticamento muscolare per lui. Lo ha tenuto prudenzialmente in panchina Marini e non voleva rischiare anche Ferri, visto che insomma, anche l'inserimento di Sosa è stato avanzato da questo punto di vista, ma adesso Ferri, quando mancano 22 minuti, entra in campo. Si è cambiato qualcosa, Aigner è passato a destra e Hammerhauser è andato a prendere il posto sulla sua sinistra e anche Antonio Paganini si è spostato sulla fascia sinistra e Ferri si è spostato al centro. Ovviamente adesso con Hammerhauser deve rischiare di più, anche se abbiamo visto che con una punta sola praticamente con Jurcevic era stato molto pericoloso. Eccolo Ferri in vantaggio, cerca Zenga e spazza via. Martin Hammerhauser, già qualche gol pesante in questa edizione di Coppa UEFA. Ha giocato all'andata al posto di Jurcevic. Eccolo Jurcevic. Vuole il tocco, Feierzinger, cross basso. È un tiro cross quello di Aigner, che non impensierisce Zenga. Intanto Fontolan ha bisogno della barella. È difficile capire, chiaramente saremo più precisi dopo con Marco Francioso e Antonio Bartolomucci che sono a bordo campo, cercheremo di saperne subito di più. Sì, si è accasciato da solo, anche se Winkhofer era a 3 metri, però praticamente come se avesse avuto un malore. Sì, perché da più l'idea di sì, perché da un momento all'altro, anche fisico, potrebbe essere stata anche la stanchezza. Intanto l'intervento di Weber su Bergkamp, la rimessa è dell'Inter, controlliamo il tempo, 25esimo minuto, ci sarà qualcosa da recuperare naturalmente, 20 minuti, l'Inter ha un gol di vantaggio. Applausi per Fontolan che deve abbandonare in barella il terreno di gioco. Attenzione, Berti non ci arriva per un soffio. Si riparte da Feierzinger, Salisburgo non può più aspettare naturalmente, si getta in avanti adesso a testa bassa per essere pronto a colpire in contropiede l'Inter.
ecco Emerhauser. Bergomi su di lui. È Bergomi che tocca bene e anche con un pizzico di fortuna perché serve Orlando. Sosa. Sosa e Weber. Lo punta Sosa, cerca Bergkamp, c'è Jack dalla parte opposta. Qui ha sbagliato perché il movimento l'ha fatto sì Bergkamp, benissimo, ma per lasciare spazio a Jock sulla fascia sinistra. Sosa doveva cercarlo direttamente ed era libero, avrebbe puntato sicuramente verso la porta. Attenzione a Marchini. Jurcevic. Feierzinger. Destro, Zenga ancora. Prodigioso Zenga nell'occasione precedente, ma determinante anche in questo caso. Non era facilissimo intervenire sul destro di Feierzinger. A me piace Walter perché quando è in difficoltà e quando è messo in discussione tira fuori sempre il carattere. Ha tirato fuori una prestazione eccezionale a dir poco veramente e ha salvato il risultato di questa partita, anche se dobbiamo dire per quello che aveva costruito il primo tempo meritava il vantaggio ovviamente l'Inter, però nel momento topico della partita è venuto fuori anche questo grande carattere e la bravura di Walter. C'è fuori gioco di Ruben Sosa e subito la regia ci ripropone il tiro di Feierzinger e qui Zenga è molto freddo, interviene col piede destro e dice di no a Feierzinger al 26esimo. Intanto si aspetta un altro cambio in casa degli austriaci. Hammerhauser e Bergomi. Subito la rimessa per Jurcevic e solo Jurcevic non riesce a guadagnare, calcio d'angolo, anzi i tifosi del Salisburgo vorrebbero un rigore per un presunto fallo di mano di Battistini che risponde per la rima Jurcevic. Intanto vedete col numero 15 Steiner, pronto anche lui. Tanto il pallone non torna in campo. Ecco che rivediamo il cross, Battistini. Sì, ma il fallo di mano c'è stato, ma è assurdo chiedere un calcio di rigore su un cross di Jurcevic che era a mezzo metro e Battistini era andato ovviamente per colpire il pallone, per contrastare il cross di Jurcevic. Certamente involontario, intanto viene richiamato Artner, al suo posto Michael Steiner. 28esimo. Salisburgo non sembra per nulla rassegnato. L'abbiamo visto da come è uscito Artner, è incredibile, grande cuore di questa squadra, comunque vada a finire. Attenzione, Mucchi in area, parte cross pericoloso, Zenga. C'era anche Manicone, Berti. Ma ancora calcio d'angolo, attenzione. Nuovo cross, più basso. Bergomi ha messo fuori, tiro da fuori di Hutter, un po' velleitario, pubblico. Salisburgo avrebbe bisogno di due reti per ribaltare la situazione. Orlando, ha subito lui il fallo. Secondo me giustamente. Attenzione Sosa, cerca Berti, niente da fare. Ancora una volta bravissimo Sosa, in un attimo ha visto Berti che si è inserito sulla fascia sinistra. Ha colpito per cercare il palo lungo e non c'è riuscito. Io dicevo giustamente la punizione perché Hammerhauser praticamente non guardava la palla, difendeva solo ma senza toccarla. Perciò era ostruzione che aveva subito Orlando. Rincorre il pallone Bergomi, protetto da Battistini, spazza via comunque. Non si fanno più troppi complimenti ormai. 30esimo già scoccato. Insiste però il Salisburgo. Jurcevic ancora, riprova, cross molto arretrato, attenzione, Zenga, incredibile riflesso di Zenga, miracoloso questa sera. Ma cosa ha fatto Walter ancora una volta? Mi sembra che ci sia stata una deviazione sul tiro, sì, di Liner addirittura. Attenzione ancora, Feierzinger, Steiner scivola, Bergkamp cerca Sosa, lo trova, tocco delizioso per Jonk. Che temporeggia anziché rilanciare Sosa che forse era finito fuori gioco. Orlando alimenta l'azione, l'Inter che non può chiudersi perché il Salisburgo è ancora in partita. Rivediamo ancora sul tiro di Liner,
Zenga coperto, nonostante la deviazione ci arriva. Ma bravissimo, ancora una volta gli dico bravissimo, perché è stato dir poco eccezionale. Adesso sta incitando il pubblico, se lo merita. Grande personalità nel momento più importante della stagione, Zenga sfodera una prestazione importante. Berti non ci arriva ancora una volta, è incredibile per il numero delle palle gol che ha avuto l'Inter questa sera. Incredibile nel senso che poteva sfruttarle, però delle palle gol non sfruttate, poteva essere una serata molto più tranquilla, ma ripeto, evidentemente è il destino di questa stagione molto sofferta. Sì, l'importante è che finisca bene per poter gioire tutti insieme, perché dopo una stagione così sofferta veramente hanno dovuto soffrire. Sarà anche più bella alla fine. No, penso di sì, però sarà più intensa, perché non so se sarà più bella dopo aver sofferto anche per questi 90 minuti. Comunque sarà una grande soddisfazione. Bergkamp alla caccia del pallone. Conrad non deve perdere tempo, infatti rilancia subito. Marchinho alla caccia del pallone, Steiner. È stato fallo del brasiliano. Gioca fermo, può respirare l'Inter. Rivediamo. Panicone si avventa sul pallone, Marchinho lo sgambetta. E l'arbitro non ha fatto neanche intervenire i massaggiatori. E vedete, intanto si prepara la mitissima Coppa UEFA. Beh, sarebbe la seconda in 4 anni, perciò sicuramente andrebbe a dare un'altra soddisfazione alla bacheca dell'Inter, che insomma, dopo essere stata tanto criticata, e devo dire anche da me in qualche circostanza, perché secondo me giustamente bisogna criticare quando è giusto. Attenzione, intanto Berti Sosa. C'è Jonk, palla per lui. Bergkamp. Cerca il colpo del KO l'Inter. Weber. Bergkamp lascia intervenire Orlando. Paganin. Un po' all'avventura. Weber. Bergkamp. Forstaller in qualche modo. Poi il fallo di Bergkamp. Pubblicità per noi. Ford Mondeo, bellezza e forza interiore. Donk al 17° del secondo tempo ha scacciato l'incubo. È sicuramente comunque una delle partite più intense che abbia assistito negli ultimi tempi, non c'è stato dal primo minuto un attimo di tregua. Qui c'è stato un fallo di Steiner bruttissimo. Tiraria di espulsione per lui, vediamo un po'. Cartellino giallo. Decisione del genere, o lo butti fuori, fai finta di niente, che non è successo niente. Ammonito Steiner, pubblicità per noi. C'è molto nervosismo ed ecco che la regia ci ripropone l'episodio. Steiner con 15, va diretto su Paganin, lo stende. Sì, la palla l'aveva, non c'entrava ben niente, è andato sicuramente su Paganin, era da espulsione, anche se non è stato un fallo gravissimo, però era il gesto che doveva essere punito. Orlando rincorre il pallone, Hammerhauser su di lui, grande grinta anche nel Salisburgo, quale va dato atto di aver alimentato la partita, di continuare a credere in una rimonta sempre più difficile. Sosa per Berti. Berti, l'ultimo tocco è stato il suo? No, l'arbitro ha fischiato il fallo. Forse o il fallo, sì, secondo me al fuorigioco di Berti. Fuorigioco, sì, di Berti. Sì. Si riprende. Ecco lungo di San Siro. Inter. Si avvicina la Coppa UEFA. Marchinho va giù, la punizione è sua. Subito per Leiner. Paganin riesce ad anticipare Aigner, ma Leiner recupera. Aggredito da Ferri, si difende. Ferri recupera, ma sarà calcio d'angolo per gli austriaci che fino all'ultimo mettono le corde l'Inter.
quadratura per Zenga, partita indimenticabile per lui. Steiner, attenzione, colpo di testa, ancora sotto misura da solo, non è riuscito a coordinarsi. Nuovo cross, Zenga, c'è, impeccabile Zenga, ha dato grande sicurezza in questa occasione chiamando palla. Rivediamo intanto, ecco, vedete, si è trovato sulla traiettoria Lainer, forse un po' troppo avanti rispetto al pallone, perché sul colpo di testa mi sembra di Steiner si era trovato, era andato verso Zenga per trovare il pallone, ma l'ha trovato troppo avanti, lui si è trovato troppo avanti rispetto al pallone. Rimanete su Italia 1 anche dopo il 90esimo naturalmente, perché andremo avanti fino alle 23.15 con uno speciale per seguire a caldo la eventuale festa dell'Inter, diciamo così, con scaramanzia, anche se ormai la conquista della Coppa è a portata di mano, veramente. Bergkamp, Battistini in vantaggio, Bergomi anticipato in qualche modo, ma c'è fallo di mano, dice l'arbitro. Lì deve prendersela comoda l'Inter, ormai poco più di 5 minuti alla fine. Sì, dopo aver passato un brutto momento in questo secondo tempo, dei brutti momenti, adesso dopo il gol, diciamo che è stato più tranquilla, anche se c'è stata la veemente reazione lo stesso del Salisburgo, che ha creduto di poter segnare due gol per poter vincere questa Coppa UEFA. Comunque veramente una bella partita. Tutti in avanti gli uomini di Baric. Vucevic, Steiner, tutti prendono posizione. Aigner anticipato, tentato Hutter, poi Marchigno, la rimessa è sua comunque, se ne carica Hammerhauser, ha dato Hutter, ha spaventato Zenga nel primo tempo con un tiro da fuori. Marchigno, numero ancora per Hutter, intervento di Manicone, poi di nuovo Hutter, Hammerhauser, Orlando, spintonato. Come si suol dire in questi casi, Orlando ha fatto un lavoro scuro, perché praticamente Marini gli ha detto di controllare bene quella fascia dove aveva sofferto nella partita d'andata con Aigner, che era stato molto pericoloso, perciò direi che ha disputato una buona partita anche Orlando, ma soprattutto in queste serate, a parte direi Walter, che è stato, si è lottato più degli altri, tutti direi che sono stati bravi, perché hanno lottato. Berti cerca Bergkamp, importante a tenere palla adesso Bergkamp, subito il cross, buono, ancora lui, rimessa laterale, pubblicità per noi, Tistini, posizione regolare per Bergkamp, stop a seguire, non era facile, ma recupera, va via, mette in mezzo, si salva il Salisburgo miracolosamente. Fustaller dovrebbe essere. Sì, è stato Fustaller, prodigioso è stato quell'intervento, perché avvitamento. Bergkamp l'aveva visto benissimo aperti sul secondo palo, si era liberato sul fondo, era andato sul fondo, poi l'aveva visto benissimo. E qui viene segnalato fuori gioco discutibile, ma intanto rivediamo il cross morbido di Bergkamp, Fustaller in avvitamento si salva. C'era il rischio dell'autorete con un intervento del genere. Aigner non passa, Ferri molto attento, Jonk, varco per Manicone, Bergkamp, Steiner recupera, Vucevic, Hammerhauser lo aiuta, ma Orlando si batte come un leone su Steiner, Vucevic, Salisburgo mai dopo, fino all'ultimo, attende Bergomi, Hammerhauser, mette fuori, ma sarà calcio d'angolo, fino all'ultimo Salisburgo spera nell'impresa. Attenzione, tutti in avanti adesso, salto disperato, un paio di minuti alla fine,
cross per Lainer. Bergkamp. Secondo me è così che si deve marcare un uomo in area, come fa Battistini, che ha guardato mezzo il pallone e mezzo l'avversario, non dando la possibilità a Lainer di saltare. E Lainer l'abbiamo già visto più di un'occasione che è stato pericoloso. Ferri. Sosa, che ha contribuito, diciamo così, a rendere emozionante questa finale, mancando un paio di occasioni clamorose nel primo tempo, grazie però anche l'intervento di Corrad, che è stato prodigioso. Ferri ci mette lo zampino. Feierzinger, pericolosissimo con i suoi tiri da fuori, sui quali si è opposto Zenga alla grande. Wagner. Soltanto Sosa rimane in avanti adesso, non potrebbe essere altrimenti. Orchestra ancora la squadra di Otto Baric sulla tre quarti, tradendo forse solo adesso il pizzico di rassegnazione. Lainer prova col sinistro. Marchigno, tutto chiuso, riesce a riaprire per Feierzinger, il cross è facile per Zenga. Comunque abbiamo notato che questi austriaci si alleneranno molto dal tiro da fuori, perché sono stati precisissimi, praticamente fuori dalla porta di difesa da Walter sono andati pochissimi palloni. Siamo vicini al 90esimo, Feierzinger non passa, Paganini è molto attento e pesca Berti, attenzione. Cerca Sosa, in vantaggio Weber. Intanto si avvicinano decine e decine di fotografi a bordo campo, è pronto anche Massimo Paganini. Sta per rilevare Sosa. Forse Bergkamp. Bergkamp. La passerella per Bergkamp. Sembra stanchissimo anche Sosa, non era al meglio. Ecco qua Bergkamp, Massimo Paganin per lui. Gli applausi per Dennis Bergkamp. E ha giocato secondo me un buonissimo primo tempo, sfiancandosi su tutti i palloni, ma soprattutto con grande volontà, è quello che tutti vorremmo vedere. Non è importante giocare bene, è importante impegnarsi secondo me, quando non si è in condizione ovviamente, perché giocatori del genere devono dare molto di più. Siamo già in fase di recupero. L'Inter conduce 1-0, il gol di Wim Jonk è arrivato al 17esimo del secondo tempo, proprio nel momento più difficile. Ecco, vedete, abbiamo superato il 90esimo da pochi secondi. Berti. Orlando resiste. Sosa, sciabolata, Massimo Paganin, Berti sbaglia, c'è molta stanchezza. L'errore di Paganin era diventato un assist per Berti. Stavo dicendo, bella finta di Paganin, è stato grande, no, d'altronde però è stato poi attento Berti, perché sull'errore magari di Paganin lui si è trovato lo stesso sul pallone a concludere. Si aspetta ormai soltanto il fischio finale dell'arbitro. Aspetta Marini, che si conferma uomo vincente nelle finali di Coppa. Ormai possiamo abbandonare ogni forma di scaramanzia. Ma lui non l'aveva avuto, perché aveva dichiarato che aveva vinto tutte le sue finali, perciò l'aveva detto prima. L'urlo del pubblico dopo la grande paura. Massimo Paganin. Ancora lui. Marchigno. Batte fino all'ultimo. Ferri, chiama in causa forse uno dei maggiori protagonisti di questa serata, anzi toglierei il forse, cioè Walter Zenga. Domani si parlerà anche del futuro, ne parleremo tra poco anche nel nostro speciale. Rimanete con Italia 1 per la festa dell'Inter, ormai è questione di secondi. Forstaller si aspetta il fischio per l'esplosione. Eccolo, finisce la partita, l'Inter vince la Coppa UEFA, è un trionfo
per Marini e per i suoi dopo le grandi paure. Guardate Zenga, grande protagonista, Walter Zenga, protagonista assoluto, un bacio ricco di significati direi. Ma era diretta a me? Chi lo sa? Sette secondi per noi, torniamo subito. UEFA dopo quella del 91 targata Trepattoni, dopo i trionfi degli anni 60 in Coppa dei Campioni targati Eleni Herrera, adesso un altro alloro internazionale di grande valore, di grande prestigio, che può riavviare in qualche modo, no Salvatore, la grande storia di questa società. Abbiamo detto, questa partita era la partita della svolta, l'hanno vinta, hanno vinto la Coppa UEFA, perciò uno dei tre obiettivi che si erano prefissati all'inizio di stagione è una stagione positiva. Altre squadre che magari erano state coccolate più dell'Inter all'inizio di stagione non hanno vinto niente e hanno giocato forse meglio, sicuramente meglio durante il campionato, ma poi alla fine è importante arrivare primi. Forse abbiamo Gianmarco Francioso, Marco, se ci sei a te la linea. Rubens Sosa che è il più felice di tutti. Ma sì, un'allegria enorme. Abbiamo sofferto tanto quest'anno, ce lo dedichiamo ai tifosi, a tutti che ci hanno seguito tutto l'anno, contentissimo che un trofeo importante per me. Un campionato di sofferenze, però alla fine Sosa ha vinto qualcosa. Sì, hai vinto poco, però oggi è un'allegria enorme, sono stati fatti, speriamo di esserci il prossimo anno. E questa è la promessa che vuoi fare ai tifosi, di esserci. Io ci sono con piacere perché mi sono attaccato molto a questa maglia e speriamo che sia così la prossima settimana. Grazie Sosa, ridò la linea. Sì Marco, quando vuoi naturalmente potrai intervenire, andiamo avanti così con la grande guarda testa. Io sono vicino Bergkamp, cerco di raggiungere Bergkamp. Emozioni straordinarie, vai pure Marco. Ecco, è il primo commento di Dennis Bergkamp, un campionato che ha avuto tante polemiche per te, però un epilogo felicissimo, una coppa subito al primo anno. Sì, sono molto contento perché in Coppa penso ho giocato bene, anche la squadra. Penso in Coppa abbiamo visto il ferro Inter. Questa è l'Inter che vuoi dare l'anno prossimo ai tuoi tifosi? Penso sì, quando noi giochiamo come in Coppa UEFA, siamo forti. Ecco, senti, si dice da tante parti che questa Inter potrebbe sfaldarsi, vari giocatori potrebbero andare via. Tu cosa dici? Vorresti tenere questi tuoi compagni o una nuova Inter l'anno prossimo? Non lo so, stasera abbiamo finto e pensiamo solo a questo, domani è un altro giorno. Come si sente Dennis Bergkamp? Dopo tante critiche. Adesso sono molto contento perché abbiamo finto qualcosa. Grazie a te Sandro. Ecco Bergkamp che alza la coppa, il gesto più atteso. Atteso forse un anno intero. In particolar modo in questi ultimi mesi dopo l'esonero di Bagnoli, quando si capì che solo la conquista della Coppa UEFA avrebbe potuto dare un altro senso a questa stagione, ed eccola l'ambitissima Coppa UEFA, tanti uomini, tanti protagonisti e tante storie in questa finale, direi, no Salvatore, e questo è da sottolineare, molti uomini hanno giocato questa sera senza conoscere il proprio futuro, eppure sono stati sempre presenti, direi, no? Più con il cuore magari che con altri. Ma sai, ci sono certi giocatori che magari nei momenti di difficoltà passano la testa. Invece questi giocatori dell'Inter hanno dimostrato che pur essendo in bilico, perché il destino verrà domani, sarà domani o in futuro, hanno dimostrato di giocare per questa maglia con grande professionalità. Un grande merito, se mi permetti, io ho giocato con qualcuno di questi giocatori, Zenga, Ferri, Bergomi e anche Malik. Io mi accumulo. Malik e Marini, per chi non lo sapesse. Mi scuso, ormai lo chiamavo sempre Malik, perciò mi scuso con i telespettatori. No. Però mi fa piacere, un piacere enorme vedere i giocatori dell'Inter alzare quella coppa che io non ho neanche visto in cartolina. Io vedo che Marco Francioso sta tentando il miracolo, e cioè Walter Zenga, protagonista della serata. Chiaramente Marco, appena sei pronto chiedimi pure la linea, ti vedo insieme a Walter, sei pronto? Sono insieme a Walter. Ah, perfetto. Tantissimi complimenti Walter, sei giustamente acclamato da tutti come protagonista della serata. Guarda, sono contento per l'Inter, avevamo bisogno, è l'Inter che vince, poi domani vedremo. È un Inter che dopo tante critiche mostra il suo lato bello. Siamo noi, è bellissimo con tutta questa gente. Guarda, è veramente una grande gioia. Negli ultimi 4 anni, uno scudetto e 2 Coppe UEFA. Walter, dicono che sia la tua ultima partita. Ma chi se ne frega? A te Sandro.
È bellissima questa risposta di parte, è fantastica. Si è voluto godere fino in fondo ha questa coppa. Non confermare interessa. Quello che avevi detto tu, cioè il giocatore questa sera ha pensato a questa partita. No, assolutamente. E basta. Anche perché secondo me è convinto che dopo questa prestazione, certo, ovviamente quello che verrà domani, un posto lo troverà sempre. Ecco, ci sarà anche la componente emotiva secondo te nelle valutazioni che farà Pellegrini da domani? Pellegrini con Bianchi. No, io ho sempre sperato che ci fosse nel mondo del calcio, ma questa più che di cuore, direi che più affettiva, è proprio di rendimento e di quello che ha fatto vedere in campo, di essere un grandissimo portiere, di meritare ancora per diversi anni, nonostante i 34 anni, Walter, questa maglia. Vedete la gioia irrefrenabile di tutti i protagonisti, è una liberazione non soltanto per i tifosi, ma anche e soprattutto per molti dei giocatori. Qui vediamo i tifosi delusi del Salisburgo, ancora Marco Francioso con Marini. Vai con Marco, Marini, vai. Un abbraccio da parte del pubblico, Marini se lo merita. A questo punto, dopo tante sofferenze, qualcosa Marini? Sì, sicuramente il pubblico questa sera è stato meraviglioso, ci ha incitato dal primo minuto all'ultimo e penso che questa coppa ce la siamo meritata, in virtù della prestazione che abbiamo fatto a Vienna, ma soprattutto in virtù della grandissima prestazione che abbiamo fatto questa sera. Ecco, Marini aveva detto, adesso questo ultimo capitolo poi torno con i ragazzi, adesso che ha vinto qualcosa inizia a prenderci forse un po' di gusto. No, assolutamente, adesso voglio gioire insieme ai ragazzi, insieme al mio presidente, insieme alla società, insieme a questo meraviglioso pubblico. Domani sarà un altro giorno e da domani vedremo il da farsi. Grazie Marini, la lascio al suo trionfo, la linea Sandro Piccinini. Grazie Marco. No, volevo dire, secondo me hanno visto via col vento ultimamente, perché tutti hanno detto, mi sembra una frase di Raffaella O'Hara, proprio l'ultima frase di via col vento, che dice domani sarà un altro giorno, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma anch'io ho visto quel film, però è così, è giusto godersi fino in fondo questa serata. Io direi di sottolineare anche la prestazione degli uomini di Baric, che sono stati veramente all'altezza della situazione, hanno dimostrato di valere questa doppia finale e quindi hanno dato in qualche modo lustro al trionfo dell'Inter. Ma direi di sì, ma si vede anche come vengono salutati dal proprio pubblico. Ecco che rivediamo il gioiello di Ion. Stupendo, perché la cosa più difficile secondo me l'ha fatta subito, che non ha calciato, non ha cercato subito di calciare il pallone in porta. Ecco che si rivede Sosa che passa a Ion, che vedendo che Liner si stende prevedendo un suo tiro, invece lo aggira e colpisce con un pallonetto perfetto l'uscita di Conrad. Due perle secondo me in una sola azione. Prosegue il giro d'onore, Sosa scatenato, ecco l'aeroplano, attenzione, eccolo qua. L'ha inventato lui, eh? Ricordo dopo la punizione col Parma, se non sbaglio, in campionato. Senti, abbiamo visto prima, eccolo qua, Nicola Berti, dicevo un momento particolare per lui. Domani la discussione per il contratto, poi sui mondiali non hai dubbi? Beh no, non si può non portare un giocatore del genere, un giocatore che secondo me quando è venuto su, quando è tornato dall'infortunio, ha dato una mano importante, ma non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio dal punto di vista caratteriale, ha dato una spinta a tutti quei giocatori che magari in certi momenti del campionato avevano abbassato la testa, li ha spronati, li ha aiutati ed è stato determinante, perché il gol dell'andata è stato determinante in questa doppia sfida. È bello rivedere gioie di entusiasmo e di trionfo per una maglia come quella nero-azzurra, che ha vissuto direi troppi momenti negativi per una società che vanta una storia, no, come poche altre. No, è bello ed è giusto rivederla a questi livelli. Ma io stavo dicendo a chi lo dici, perché io ho 3 anni qua e non è che abbia, anzi ho vinto solo una Coppa Italia, però se mi credete mi dà un'enorme soddisfazione vedere questi miei compagni, alcuni dei miei compagni, gioire, soprattutto questa maglia, vedere ancora una volta che si innalza più in alto delle altre. Importante per tutto il calcio italiano aver recuperato sul grande palcoscenico internazionale una grande come l'Inter, che ha regalato per tanti anni tante emozioni e tanti trionfi a tanta gente. Qui vediamo Bergkamp e Jonk, la coppia che ha saputo riscattare nel finale di stagione un campionato non esaltante. Ancora Marco Francioso? Marco? Nicola Berti, Nicola, tanta attesa, sei stato un po' fermo, ti sei riposato per vincere questa coppa? Beh, direi di sì, insomma la voglia era tanta dopo 5 mesi e mezzo di assenza, sono diventato il momento giusto e è stato tutto bene, tutto contento, tutti contenti. Ecco, qualche tuo compagno ha detto che questa è la vera faccia dell'Inter.
Ma direi di sì, direi che in Coppa ci siamo espressi sicuramente meglio che in campionato, e la Coppa ce la siamo proprio meritata, siamo stati bravi, un po' meno in campionato. Senti, domani è un giorno importantissimo per te, per due motivi: uno per il rinnovo del contratto e l'altro forse i 22. Adesso vediamo, innanzitutto gustiamoci questa fantastica serata e domani... Sì, ma il vediamo è riferito al contratto o a Sacchi? Ma tutte le cose, vedremo domani, no? come andranno le cose. Tu cosa speri? Tutto. E con questo tutto di Nicola Berti ti ricedo la linea. Grazie Marco, intanto abbiamo intervistato Zenga per una mega coppa. La gioia incontenibile e giustificata, il rapporto anche a tutte le paure che hanno accompagnato l'Inter, direi, in tutta la stagione, ma anche in questa partita, che è stato un po' il simbolo, no, di tutto l'anno, cioè un Inter dalle grandi potenzialità, certo, che poi però ha dovuto soffrire fino all'ultimo, sprecando quel potenziale anche tecnico che indubbiamente aveva. Dovrà lavorare proprio su questo Bianchi, dal punto di vista psicologico, perché ha avuto praticamente attimi di smarrimento, proprio quando poteva avere la partita in mano e dovevano essere gli avversari a essere in difficoltà. Però direi che poi alla fine forse stasera ha saputo soffrire più delle altre volte, cosa che magari in altre partite non gli era successo. Continua il tripudio e direi anche i tifosi austriaci possono essere soddisfatti per la prestazione della loro squadra, non per il risultato, ma direi che globalmente, analizzando le due partite, sulla vittoria meritata dell'Inter non ci possano essere dubbi. Ed ecco ancora Bergkamp che sta per rientrare per ultimo negli spogliatoi, no, c'è ancora Zenga. Comunque direi di fermarci un attimo per un po' di pubblicità, poi però torniamo per andare a collegarci direttamente dagli spogliatoi per rivedere le fasi salienti, per parlare anche magari un po' del futuro di quest'Inter. A tra pochissimo.